Serata di musica, allegria e partecipazione. Anche quest'anno il Veglione dei Sant'Ubaldari va in archivio all'insegna delle caratteristiche tipiche delle feste ceraiole in tempo di carnevale. In questo caso, ad appena una settimana di distanza dalle cerimonie legate alla ricorrenza della canonizzazione del patrono, scelte per rinnovare ogni anno anche l'investitura del Capodieci. E così festa grande per Luigi Pierucci, detto Barcarola, che domenica prossima alla Basilica di Sant'Ubaldo riceverà lo stemma simbolo della guida del cielo di Sant'Ubaldo. Al Parco Tela ai Cappuccini è invece andato in scena il capitolo goliardico e festoso, con i saluti dei rappresentanti delle istituzioni ceraiole sotto la regia del presidente della famiglia, Ubaldo Minelli. Salutati sul palco gli altri presidenti, dall'Università Muratori alle famiglie dei San Giorgiari e Sant'Antoniare, gli altri capodieci, e poi con il passaggio di consegne tra Palicca e Pierucci, il capodieci 2014. Insieme a lui anche i giovani capodieci di Sant'Ubaldo, Lorenzo Calzuola, che guiderà il cielo mezzano, e Francesco Figoli, che alzerà il cielo piccolo. A fine serata l'attesa elezione della Miss con la fascia della più bella, indossata da Roberta Baldinelli, sammartinara doc, figlia d'arte, per la gioia del babbo Roberto, capodieci del 2000 e ancora oggi riferimento per i Sant'Ubaldari di San Martino. La prossima settimana, come detto, sarà la volta delle cerimonie più istituzionali e religiose, in particolare domenica 2 marzo, in cima al Colle Letto. Sabato invece ultimo appuntamento con i Veglioni Ceraioli, sempre al Parco Tela ai Cappuccini, con il Gran Ballo dei Sant'Antoniari.